1 ottobre 2021, 24 ore alla gara, campionato italiano di triathlon sprint, sgambata di 30-40 minuti, poi valigie e partiamo. Sono le ore 23:30 e abbiamo finito di cenare, adesso è arrivato il momento di dormire, che domattina 7 sveglia, 7:30 colazione e poi ci prepariamo per la gara, quindi adesso è arrivato il momento di dormire. Buonanotte, a domani. Abbiamo ritirato il pacco gara che comprende cuffia con numero, pettorale, adesivo per il casco, numero per la bici, chip da mettere alla caviglia e buono pasto per il fine gara. Siamo pronti, siamo cambiati, noi pronti, bici pronta, pettorale montato e adesso andiamo in campo gara. Zona cambio infinita, infatti siamo oltre 1000 atleti. La gara era organizzata in batterie, 200 partenti circa. Abbiamo atleti che hanno partecipato alle recenti Olimpiadi di Tokyo, quindi atleti con la A maiuscola. Tutte le settimane pubblichiamo contenuti sul mondo del triathlon. Inoltre abbiamo un blog in cui pubblichiamo settimanalmente articoli. Vi lasciamo il link in descrizione e dateci un'occhiata che troverete qualcosa di interessante. C'è stato lo sprint iniziale per arrivare alla prima boa e una volta arrivati alla prima boa è successo di tutto, calci, caviglie. Uscita dal nuoto, corsa sulla sabbia, anche questa devastante. Tra l'uscita dall'acqua a poi salire in bici era più di un chilometro, quindi... Sì, era bello lungo il tragitto. Vai Luca, dai, sei messo bene, vai! In bici sono riuscito a agganciare il terzo gruppo, bici nervosa anche qui, velocità molto alte, si raggiungeva picchi di 52-53 km/h, quindi è stata una bici anche questa nervosa, molto pericolosa perché diverse curve. Questi cambi dobbiamo lavorarci. Il T2 non è il mio forte, infatti anche qui, come abbiamo detto, zona cambio lunghissima e in gara hai un po' la mente annebbiata, quindi è importante rimanere sempre lucidi, mente fredda e cercare di fare tutto il meglio senza andare nel panico. E quindi sono sceso a corsa già cotto, però anche la corsa mi sono difeso bene. Triathlon Sprint che incorona il nuovo campione italiano, Michele Sarsilla, quindi grandi complimenti per lui. Per me è un risultato soddisfacente, anche se non al meglio di quello che avrei potuto fare. Comunque un buon risultato, cioè. Una prestazione buona per me, in vista delle prossime gare, sicuramente da migliorare, ma da queste gare di alto livello impariamo tanto perché vediamo atleti che del triathlon ne fanno un mestiere, è anche un'esperienza formativa. Passiamo alla domenica. Domenica era la gara a squadre, quindi noi abbiamo fatto la gara crono, che sarebbe in un minimo di 3 per squadre, un massimo di 5, dove si parte e si va sempre insieme. È importante non perdere il terzo atleta, perché è vero che possiamo partire da 3 a 5, ma poi il tempo verrà preso sul terzo atleta. Ora, io e Luca non eravamo in squadra insieme, però due, sì, eravamo due squadre diverse. Quanto riguarda la mia squadra, era una partecipazione per divertimento. La gara è bella così perché ci sono tutti i livelli, sì, sì, e sì. Noi ci siamo difesi per quello che potevamo e soprattutto ci siamo divertiti. Tantissime squadre, si partiva a infatti scaglioni, sì. Con partenza rolling start, e quindi Luca è partito penso mezz'ora dopo di noi.
strategia vincente qual è? È quella di darsi cambi regolari, che si evita di superare la soglia lattacida e quindi si riesce ad andare forte, però senza produrre troppo acido lattico e arrivare abbastanza fresca alla corsa. E qui scrivo con il mio compagno di squadra che l'abbiamo tirato oltre i limiti, però dai, si è comportato bene. È arrivato in fondo, diciamo. Eccoci, soddisfatti. Che fisici, eh. Aveva ragione la signora del test del Navy SEAL. Esatto. A proposito dei test Navy SEAL, la pubblicità. Se volete vedere il test che abbiamo affrontato, il test d'ingresso per entrare in Navy SEAL, andate a vedere questo video. Trovate il link in descrizione. E c'è anche la signora che si è innamorata di noi. Comunque è stata un'esperienza divertente, soprattutto per me che ho provato una gara a crono. Magari anche voi eravate lì a gareggiare insieme a noi, quindi raccontateci la vostra esperienza e se volete vedere altre sfide, scrivetele nei commenti. Ciao. Ciao. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand.